Buongiorno a tutti. Come ha detto il Presidente, oggi è un giorno importante perché diamo il benvenuto e presentiamo il nuovo allenatore, Beppe Iacchini. Dopo la situazione complicata alla quale si era arrivato, abbiamo deciso di cambiare la guida tecnica. Chiaramente per noi non cambia assolutamente il progetto, cambia soltanto l'allenatore. Noi continuiamo ad essere una società ambiziosa, una società che vuole puntare in alto, che vuole ancora valorizzare i giovani, che vuole essere protagonista, e per quello abbiamo deciso di prendere come allenatore un nome, un allenatore che, cioè, non c'è bisogno che io presento perché tutti conoscete, il suo curriculum parla per sé e penso che è un nome, una persona e l'allenatore giusto per il momento che stiamo vivendo e per quello che abbiamo bisogno. Quindi adesso lascio la parola a lui e niente, grazie e benvenuto, mister. Allora, faccio prima due considerazioni e poi potete farmi domande. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, saluto tutti. Volevo per prima cosa ringraziare il Presidente, la società, i direttori, per quello che, per il fatto di essere arrivato qui, una piazza ambiziosa, una piazza che vuole tornare nel massimo campionato. Subito l'altro ieri, quando mi hanno chiamato, ci siamo incontrati, c'è stato subito un approccio a livello umano, a livello tecnico giusto. Avevo delle opportunità per arrivare, per andare ancora ora in Serie A, ma per me Parma, se sono venuto, è perché la considero una piazza, un ambiente, una città, una tifoseria da Serie A. E quindi in questo progetto pluriennale c'è quindi la volontà di lavorare, di dare tutto, anima, corpo, tecnica, conoscenza, esperienza, per arrivare con questa società e con questo gruppo, con il mio presidente, a raggiungere questo obiettivo. Seconda cosa, volevo in questa seconda mia considerazione mandare un abbraccio caloroso, un saluto a Enzo Maresca con Roberto Vitiello, che sono stati i miei calciatori in passato, e non posso far altro che augurare le migliori loro fortune, perché ovviamente con loro ho condiviso momenti splendidi in Serie A, vittoria del campionato e poi la Serie A insieme, e quindi ero affezionato e stavo già tifando Parma prima di venire qua, perché ovviamente essendoci loro, conoscendo loro, tifavo per loro perché la squadra potesse far bene, potesse ottenere i migliori risultati. Poi il calcio è fatto in una certa maniera e quindi è successo questo, sono arrivato ora con entusiasmo, mi butto in questa nuova avventura senza se, senza ma, pensando a migliorare i ragazzi, a dare un'organizzazione, un'anima, un gioco alla squadra. E io conosco solo una medicina per far questo e per arrivare all'obiettivo, il lavoro. Lavoro, 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 e questo da parte mia. Si darà il massimo e cercherò di fare dare il massimo alla squadra perché tutti possano andare nella stessa direzione e raggiungere, diciamo, i nostri, e quelli che sono i nostri e gli obiettivi della società e del nostro presidente, con il quale ho avuto subito un grande rapporto anche empatico. E ho capito l'entusiasmo che aveva e la voglia che aveva di voler raggiungere risultati importanti. Ok, grazie. Bene, passiamo alle domande. Per iniziare a conoscervi, chiaramente da parte del nostro nuovo allenatore, vi chiediamo di dire il vostro nome e cognome e la testata di riferimento. Grazie, prego. Buongiorno mister, Marco Balestrazzi, 12 TV Parma. Le chiedo in queste
poche ore in questo giorno e mezzo da qui a qui e ha avuto modo di vedere la squadra sul campo, dalle partite magari che ha visto appena disputate, dove pensa che serva un primo impatto, una prima cura, di cosa ha bisogno questo Parma adesso? Ma quando si arriva, un po' l'esperienza me lo dice, il percorso, aver affrontato situazioni di questo tipo, aver vinto già 4 campionati e anche mezzo, perché quello di Piacenza con una squadra di ragazzini dietro la Juventus, il Napoli e il Genoa forse sarebbe stato il mio primo e il quinto campionato vinto. Poi è stata la mia gavetta, il mio percorso da giovane allenatore, poi è chiaro, ho fatto il percorso di Serie A e ho lavorato in Serie A negli ultimi anni. Però devo dire che ovviamente dobbiamo, quando si arriva, c'è da lavorare un po' sotto tutti gli aspetti. L'aspetto dell'organizzazione, tattico, tecnico, valutare la condizione psicofisica dei ragazzi, andare a toccare gli aspetti di tattica individuale, di reparto e di organizzazione del gioco di squadra. Sto facendo delle valutazioni, è chiaro, non sono un mago, credo solo nel lavoro, non ho la bacchetta magica e credo solo nel lavoro giusto, duro, costante, serio, perché questa squadra possa crescere e diventare squadra, la squadra figlia del proprio allenatore. Dovunque sono stato, le mie squadre sono diventate figlie dell'allenatore e anche il Parma dovrà diventare figlio del mister Iachini, per organizzazione, mentalità, atteggiamento, spirito, unità di intenti, compattezza e voglia di andare a giocarsi e vincere le partite in casa e fuori casa. Questo è stato dovunque sono stato e quindi dovrò cercare di portare i ragazzi a queste conoscenze, a questa mentalità, atteggiamento e lavorarci sopra. In un giorno e mezzo, è chiaro, come ti dicevo, è poco, però abbiamo iniziato a dare i primi concetti, quindi poi avremo modo di vedere le verifiche strada facendo. La seconda e ultima da parte mia, le chiedo questo, ci sarà il mercato tra qualche settimana, immagino che ne parlerete con la società, le chiedo se però primi acquisti possano arrivare, se sta valutando la possibilità che possano arrivare da quel gruppetto di giocatori che lavorano a parte. Guarda, per il momento no, questa è una domanda, cioè è una cosa per i ragazzi che sono fuori, non ho avuto neanche il tempo di accennarlo con la società perché ovviamente sono rimasto concentrato su quelle che erano, che era la rosa attuale, valutarne le situazioni, leggerla, capire, guardare. Per quanto riguarda le cose che riguardano i ragazzi fuori rosa, è la società che ha preso delle decisioni, poi ad oggi non ci siamo sotto questo aspetto confrontati e non ci sono novità o in questo senso, e quindi io vado avanti valutando questo gruppo, questa squadra, valuto cosa possono fare, quale è il vestito giusto per poter far rendere al meglio la nostra squadra, dagli organizzazione, e poi queste cose, soprattutto nello specifico, è roba della società. Io mi concentro sul campo, sul lavoro del campo con questo gruppo e questi ragazzi. Grazie. Paolo. Buongiorno mister, ben arrivato. Paolo Grossi. Da calciatore, quali sono stati gli allenatori che l'hanno segnata di più? Che cosa si è portata dietro di questi allenatori? E se invece poi, man mano, ha fatto riferimento a colleghi, quindi ha preso qualcosa dai suoi ex allenatori, qualcosa da colleghi che ha elaborato il suo pensiero calcistico in maniera poi individuale, come si è sviluppata la sua conoscenza in questo settore? Ma guardi, è chiaro che ho fatto un primo percorso da calciatore, fortunatamente giocando tanti anni in Serie A e poi facendo l'allenatore. È chiaro che quando ho avuto la fortuna di avere tanti bravi allenatori, dall'inizio della mia carriera, quando sono a 17 anni in Serie A con Mazzone, poi andando avanti ho avuto allenatori importanti come Boscov, Castagner, Osvaldo Bagnoli, Gigi Radice, fare dei nomi, magari non vorrei penalizzare qualche altro mio allenatore perché veramente ne ho avuto tanti, Claudio Ranieri, Luciano Spalletti all'inizio della sua carriera, ne ho avuto Novellino, tanti bravi che ovviamente, mi scuso se ne ha lasciati qualcuno, ma ne ho avuto tanti, ne ho avuti veramente tanti, ma che hanno segnato in maniera ovviamente positiva il mio percorso. In questo senso poi però quando ho iniziato a fare la carriera soprattutto hanno avuto la grande dote di farmi appassionare a questo mestiere, a trasmettermi la cultura del lavoro, dell'organizzazione, della serietà, della professionalità,
nel trasmettere l'impegno ai propri calciatori, l'importanza della tattica individuale, della tecnica. E quindi è chiaro che poi questi, la gestione degli spogliatoi, è chiaro che queste cose me le sono portate avanti, poi nasce l'allenatore. Ho fatto il mio percorso, la mia gavetta, come giusto che sia, sono partito, ho vinto i miei campionati, quindi non mi ha regalato mai nulla a nessuno, anzi, e quindi sono arrivato in Serie A, dove me la sono sempre conquistata sul campo, l'ho raggiunta, l'ho mantenuta, l'ho, negli ultimi anni anche sono stato chiamato per fare imprese, no? Un po' dovunque, per cercare di dare, ridare vita a squadre che magari gravitavano al penultimo posto, terzultimo posto in Serie A, e portarle in posizioni di classifica di un certo rilievo, quindi il decimo posto, undicesimo posto, nono posto, cercare di risalire la classifica, ma soprattutto ridare forza a una squadra che ormai sembrava che si spegnesse. Quindi in questo senso ho fatto il mio percorso come giusto che sia, e oggi ci arrivo con una grande ricchezza che mi porto dietro, e questa mi servirà ovviamente per andare avanti nel mio percorso di carriera, in questo momento a Parma, dove spero di far bene e di fare quello che ho fatto dalle altre parti. Anzi, io ne sono convinto, con il lavoro, con le conoscenze, ripeto, non ho la bacchetta magica, ci saranno momenti un po' più difficili, soprattutto all'inizio, perché è ovvio che sia così. E dovremo rimettere un po' i cassetti a posto, dovremo cercare di rimettersi un po' a conoscerci in fretta, perché i ragazzi capiscano la lingua del proprio allenatore, la testa del proprio allenatore, cosa vuole da loro sotto l'aspetto tattico, tecnico, di atteggiamento, di mentalità, di organizzazione, di gioco, e quindi cercare di fare più in fretta possibile, e quello strada facendo mi auguro che possa arrivare ad essere la squadra figlia del proprio allenatore, come dicevo prima. Prima parlava giustamente del lavoro e si è dilungato anche adesso su questo, però evidentemente il suo lavoro negli anni è stato molto efficace, perché solitamente quando l'hanno chiamata le situazioni sono risolte, sì. Quasi sempre come la società si augurava. Sì. Quindi tutti gli allenatori parlano di lavoro, no? Ne parlava Maresca, ne parlava D'Aversa, ne parlava di Lanani, sì. Gli ultimi erano ma tutti, sì, certo, giustamente, gli allenatori sono qui per lavorare. Corretto. Evidentemente da un allenatore all'altro cambiano alcuni metodi. Allora, sì. Solo a Parma, in tutti i club aumenta il numero degli stranieri, molti puntano sui giovani, quindi anche magari i lavori che qualche anno fa riuscivano, avranno bisogno di aggiornarsi a questo punto per essere efficaci. Ecco, le volevo chiedere un parere su... È chiaro che noi facciamo questo lavoro, è chiaro che l'aggiornamento all'ordine del giorno, e quindi abbiamo lavorato in questo senso, però poi il percorso nostro parla anche di valorizzazione di talenti, di giovani. Si sono valorizzati negli anni giocatori importanti, Icardi, tanto per fare qualche nome, no? Icardi, Dybala, Belotti, Eder, non so, non vorrei, ne lascio tanti, i Soriano, non so, gli Obiang, andando avanti col percorso, ne potremo fare talmente tanti di nomi che veramente faccio fatica poi a dirli tutti, ma si va a coniugare anche il mio percorso di lavoro, è stato sempre anche un percorso, oltre che nel raggiungimento degli obiettivi e dei risultati che con la società, quando sono arrivato, si era prefissati, è stato anche quello di poi dare anche valorizzazione ai giocatori, al capitale che la società aveva nelle proprie rose. E dovunque sono stato questo si è verificato, dando Vasquez stesso a Palermo che era fuori rosa, ce l'abbiamo qui, un altro esempio, tanto per fare, ecco, dei nomi che anche conoscete, ma quindi la soddisfazione è stata doppia, perché quando arrivi in una società e oltre a raggiungere gli obiettivi, raggiungere i traguardi, valorizzi il capitale umano che la società ti mette a disposizione, quindi tutti i giocatori hanno avuto una crescita sul piano della tattica individuale e della tattica poi collettiva di gioco di squadra, è chiaro che questo fa sì che i capitali della società aumentino e migliorino. Non a caso Dybala venduto a 40 milioni, Belotti venduto a 8 cifre, Vasquez venduto a 20 milioni, era fuori rosa, poi per andare avanti Chiesa era messo in una situazione difficile, Chiesa stessa quando siamo andati a Firenze è venduto a 60 milioni, quindi la soddisfazione è doppia quando nel mio lavoro poi strada facendo
oltre a raggiungere l'obiettivo, si sono valorizzati i giocatori e sono diventati poi giocatori importanti, perché oggi è facile parlare di questi, ma a 18 anni, quando li ho allenati, non erano ancora erano sconosciuti, ragazzi che avevano pulendri, che avevano delle potenzialità, però poi ogni allenamento, tattica individuale, ci siamo fermati finito l'allenamento, miglioramento, lavoro sul lavoro, e questo ha portato questi ragazzi a crescere, a valorizzarsi e a diventare giocatori importanti nell'ambito nazionale e internazionale. Quindi dovunque sono stato, il mio compito è stato questo e continuerò a farlo qui anche a Parma. Prego. Ben arrivato mister, buongiorno, Guglielmo Truppo, Radio Bruno. Ciao. Prendo spunto dalle sue parole e mi riaggancio anche un attimino a quelle che ha detto Maresca in una delle ultime uscite, forse nell'ultima vigilia. Qui ci sono, lei ha nominato tanti giocatori forti, Dybala, Vasquez, Belotti, tutti valorizzati. Maresca ha detto qui c'è la metà, quasi la metà di questo gruppo non riesce a capire dove andiamo a giocare dal punto di vista del calore umano alla domenica. Io le chiedo se dal punto di vista caratteriale ha notato già qualche limite, soprattutto quali tra questi giocatori, ancora è troppo presto chiaramente, ma quali tra questi giocatori ha magari la potenzialità per essere, non so, il nuovo Dybala, il nuovo Vasquez, il nuovo Belotti. Quando, come ti ho detto prima, Belotti arrivava dall'Albino Leffe, era un ragazzo che arrivava dall'Albino Leffe, dalla Serie C, non lo conosceva nessuno, poi con il lavoro è arrivato. Qui ce ne sono diversi calciatori, direi tanti, che possono avere questo sviluppo di carriera. Oggi il Vlahovic, che magari a Firenze era un giovane, poi ha giocato, ha fatto gol, si è valorizzato, a 18 anni, 19 anni, poi è diventato piano piano con il lavoro, con i lavori di tattica individuale, giocando, il lavoro fatto, svolto di staff, di squadra. E in questo gruppo ci sono diversi, tanti giocatori che possono avere uno sviluppo di carriera importante. Però dobbiamo avere pazienza, dobbiamo guardare, non possiamo guardare al metro, in questa veste qui va guardato il chilometro, ma noi a questo dobbiamo poi coniugarci il fatto di arrivare a raggiungere i risultati, perché sono venuto qui anche per fare i risultati, e quindi non è che sono venuto qui per solo per quello o solo per una cosa o per l'altra. Quindi il mio obiettivo è di cercare di coniugare queste cose qui e di portare la squadra ad essere figlia del proprio allenatore. Quindi quando mi chiedi, ti ripeto sempre questa cosa qui, perché quando mi chiedi, cioè, ci sono dei giocatori che hanno problematiche, atteggiamento, determinazione, no? Ti riferivi a queste cose qui, dovrò essere io a cercare di farla diventare figlia, mia figlia, e cercare di trasmettergli, oltre che organizzazione, atteggiamento, mentalità, spirito, valori giusti per poter andare a interpretare le partite. E quindi ho iniziato già a lavorare, a lanciare qualche input, in un giorno e mezzo non è facile, ci vorrà lavoro, tempo, ma sono convinto che diversi di questi ragazzi potranno raggiungere delle conoscenze importanti e diventare giocatori importanti. Ecco, ultima domanda da parte mia, in questi due giorni e mezzo anche noi abbiamo lavorato, non quanto lei chiaramente, ma abbiamo lavorato a recuperare, a reperire qualche informazione parlando con qualche suo giocatore. Mio giocatore in che senso? E suo ex giocatore, scusi. No. Ti cito Rispoli per tutti, perché quello più fresco mi ha detto il mister può giocare in tutti i modi, con tutti gli assetti tattici, col trequartista, senza trequartista, 3-5-2, 4-3-3. Io volevo sapere se nella sua testa chiaramente che idea sta maturando, ecco, grazie. Allora, visto che siamo ancora purtroppo in Serie B, mi rifaccio a queste due considerazioni. Ho vinto 4 campionati giocando col 4-3-3, col 4-3-1-2, col 3-5-2 e col 3-4-1-2, perché le caratteristiche dei giocatori che avevo a disposizione mi dicevano quello, e quindi io poi di conseguenza mi sono rapportato con quelle che potevano essere bene o male le caratteristiche dei giocatori, e sono andato nel tempo, nello sviluppo del lavoro, sono andato a costruirgli un modulo adeguato a quel momento, a quelle caratteristiche, e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, e abbiamo raggiunto anche i successi, anche con tanti record di vittorie fuori casa, record di vittorie in casa, i cannoni, coppie d'attaccanti che sono stati capocannonieri del campionato e hanno fatto tanti gol, perché la squadra ovviamente deve avere equilibrio e essere organizzata nella fase difensiva e nella fase offensiva, quindi deve prendere
essere una delle migliori difese, deve diventare e uno dei migliori attacchi, perché così si vincono i campionati, e deve avere una sua struttura, una sua organizzazione e una sua intelaiatura. Stiamo lavorando, non posso dire ancora dopo un giorno e mezzo, ovviamente ho delle idee, ma poi le idee vanno confortate purtroppo sul responso solo del campo. Non ho la preparazione estiva per fare amichevoli e fare valutazioni, le mie amichevoli tra virgolette saranno le nostre partite, le nostre battaglie sul campo, e lì potrò valutare poi le risposte di quello che vedo durante la settimana, e quindi dovremo confrontarci subito con il risultato e quindi con la prestazione e con quello che i ragazzi dimostreranno di aver recepito. Io mi auguro che lo possano fare in fretta, più di questo non posso dire, e continuare a lavorare su questi concetti per regalare soddisfazione ai nostri tifosi e al nostro presidente e alla nostra società. E farò di tutto. Inizio alle 6 del mattino, termino alle 8 di sera, 9 di sera, quindi non mi fa paura, sono abituato, però ecco, ovviamente non ho la bacchetta magica, ma cercherò di portare questi ragazzi, dargli il massimo delle nozioni, dell'organizzazione e dell'atteggiamento al quale ti riferivi tu, giusto, per questo campionato. No, no, per carità, no. Io poi ti rispondo per quello che sono un po' le mie esperienze, no? Grazie. Luca. Sono Luca Ampolini di 12 TV Parma, buongiorno, benvenuto. Volevo chiedere questo. Hai vinto parecchi campionati, 4, 3 credo da subentrato in Serie B, se non sbaglio. Ecco, comparando questa situazione a livello di punti, a livello di classifica rispetto alle precedenti in cui sei stato grande protagonista, dove la collochiamo a livello di difficoltà? Chiaramente non si può fare una domanda, perché sei qua da poco tempo, ma a livello di classifica, a livello di graduatoria rispetto alle altre situazioni. Beh, guarda, quando sono andato a Palermo eravamo 13esimi e poi abbiamo fatto una cavalcata importante, raggiunto la promozione battendo tutti i record. Però erano passate meno giornate, erano passate 8 giornate. Qui siamo un po' più avanti, siamo a novembre, fine novembre. Quindi non c'è mai una situazione uguale all'altra, no? C'è il tempo, c'è il lavoro, le settimane di lavoro. Prossima settimana avremo 3 partite. È chiaro che qualche dei lavori in meno io dovrò lasciarli e dovrò preparare la partita. Quindi è chiaro che l'allenatore, per poter avere un miglioramento più veloce, ha bisogno delle settimane lavorative, no? Qualche sosta, qualche situazione per poter andare a far recepire meglio ai propri calciatori, no? Determinati concetti e determinati miglioramenti sono il tempo e le settimane di lavoro che si ottengono. Non c'è mai una cosa uguale all'altra, no? Però può essere la Sampdoria dove ho trovato una situazione veramente complicata, veramente difficile, può essere anche a Brescia trovai una situazione, era 7 anni che il Brescia, 6-7 anni il Brescia non andava in Serie A e quindi era indietro. A Palermo stesso abbiamo detto 13esimo posto. Solo a Chievo sono partito dal ritiro, ho fatto il mio ritiro, ho scelto il vestito e siamo andati avanti. Lì l'ho dovuto trovare e quindi poi mi sono dovuto adeguare, e lì nasce l'esperienza, poi la gavetta di andare a scegliere il vestito giusto per quella squadra, perché quella che aveva magari un certo tipo di caratteristiche, quindi bisognava adeguargli un certo tipo di vestito per poter raggiungere un risultato, quindi cercherò di farlo anche qui. Se traccio un identikit di Giuseppe Iachini come allenatore, dico che è un allenatore pragmatico, un allenatore che dà una grande organizzazione difensiva e che fa un calcio verticale con l'obiettivo di arrivare prima possibile nei pressi della porta avversaria, sto dicendo giusto? Qualcosa sì, qualcosa no. Ti spiego il motivo, perché la seconda parte è giusta, che mi piace che la squadra verticalizzi, vada in porta, cerchi, faccia un calcio veloce, rapido, intenso, no? Aggressivo, che attacchi la profondità, che vada in verticale, no? Che sia una squadra viva. No. Possesso palla finalizzato alla verticalizzazione, ad andare in porta a far gol, perché per vincere i campionati, per cercare di risalire, bisogna fare gol. E la palla va messa nei 3 legnetti là, che stanno là, sono 3 legnetti, uno orizzontale, 2 verticali, e la palla va messa là dentro. Quindi prima ci arriviamo, meno prima facciamo risistemare gli avversari, meno facciamo risistemare gli avversari e qualche possibilità in più magari la creiamo. Nello stesso tempo poi va organizzato questo. Quindi arrivo alla tua prima considerazione, le mie squadre hanno avuto sempre tanti attaccanti che hanno fatto tanti gol.
Caracciolo capocannoniere, Dybala, Belotti, Lafferty, capocannoniere del campionato, Sampdoria, Pozzi, Eder capocannoniere, la coppia d'attacco, diciamo, le coppie d'attacco, ma anche il terzo attaccante, il quarto attaccante, che non sono riserve. Tutti i giocatori sono importanti per me, perché le partite non si vincono con gli 11. In questo campionato in maniera particolare, i primi, e quindi quando farò le formazioni non saranno i titolari quelli, perché magari l'allenatore prepara una seconda, una terza partita, quelli che arrivano dopo e entrano sono quelli che spaccano la partita, i primi li stancano e cercano di andare ovviamente a far gol e a far vincere, sbloccare la partita, gli altri la devono ammazzare, e quindi dobbiamo andare a stroncare gli avversari anche sulla fatica, sulle velocità, sulla freschezza, su altri tipi di fattori, e questo è stato, e quindi ecco perché ti dico di no, perché poi le mie squadre hanno battuto tanti record di vittorie fuori casa, ho il record di vittorie fuori casa con il Palermo, record di vittorie in generale, tanti gol fatti dai miei attaccanti, ma non solo, tanti gol fatti dai centrocampisti. Rigoni a Palermo 10 gol, non so, tanto per fare qualche nome, i centrocampisti alla Sampdoria andavano dentro, facevano 7-8 gol a campionato, gli esterni 5-6-7 gol a campionato, quindi è chiaro che questo fa capire quando questa sia un'etichetta che poi mi sono portato dietro, perché da calciatore sono stato un mediano, ma da allenatore mi piace che la squadra giochi per far gol, giochi per vincere le partite. Certo, la cura anche della fase difensiva, perché ha voglia di fare 3 gol, se poi ne prendi 4 non ha senso, è giusto che la squadra nel momento in cui attacca sappia anche difendere, sappia anche contrapporsi, sappia anche fare una fase difensiva organizzata, una fase difensiva che ti permetta di essere solido, ti permetta di non prendere gol, e nello stesso tempo poi però nel momento in cui si ha la palla si vuole andare a far male, si vuole andare a far gol, anzi si deve ricercare questo sempre. E non a caso poi gli attaccanti hanno fatto, anche in Serie A, hanno fatto diversi gol, e quindi in questo senso c'è anche la ricerca di andare a segnare. C'è equilibrio, 50%, 50% in quello che si va a fare, quindi conoscenze nella fase difensiva, nella fase di non possesso, conoscenze nella fase di possesso, perché la squadra riesca a essere organizzata, equilibrata, efficace nelle due fasi di gioco. Prego. Buongiorno mister, Rocco Azzali di Parma Live. Io le chiedevo, dato che ci diceva di aver avuto anche offerte di altre squadre, cosa l'ha spinta a scegliere il progetto Parma e quando ha avuto i primi contatti con la dirigenza? Sì, beh, come dicevo prima all'inizio, no? L'ho avuti l'altro ieri, che ieri ci sono stati, l'altro ieri sono stato chiamato dal direttore per un incontro, è stata un po' una cosa, un fulmine a ciel sereno, perché ripeto, tra virgolette, non, ovviamente per me, avevo avuto modo di avere colloqui con altre squadre di Serie A che stavano, potevano andarsi a sviluppare e a concretizzare nel giro di qualche settimana, o si sarebbero potuti concretizzare anche qualche settimana prima. Si era lì, poi è arrivata la chiamata, e ripeto, non ci pensavo, ma perché facevo il tifo per il Parma, a dirti la verità, quindi non volevo pensarci, speravo che ogni partita la vincesse, perché c'era un mio ragazzo qui, dei miei ragazzi, quindi facevo il tifo per loro. Per questo mi era simpatica e volevo che vincesse le partite. Poi è capitato che mi hanno chiamato l'altro ieri in velocità e c'è stato questo primo colloquio, primo impatto, questa voglia, entusiasmo di voler creare questo progetto pluriennale per riportare la squadra e la società in una categoria che è una piazza, come dicevo prima, la tifoseria è una città che a mio avviso gli compete, che è la Serie A, e quindi mi sono buttato e consolidare la posizione della categoria in Serie A, e quindi mi sono buttato insieme a loro, ho trovato persone serie, persone competenti, persone di valore, a cominciare dal presidente, i direttori, e in questo senso poi mi hanno convinto a voler sposare, no, un progetto di questo tipo. Le chiedo che squadra ha trovato dal punto di vista sia atletico che psicologico. E in questo senso avremo modo e tempo di sviluppare. Innanzitutto questa è stata una settimana corta, perché non abbiamo potuto lavorare martedì, no? Quindi mercoledì, dopo, in 4 giorni, sì, abbiamo iniziato con i cardio, con qualche test di forza che stiamo facendo, a cominciare a vedere, a capire un po', con dei test, a capire com'è lo stato dei ragazzi. Ma lo sviluppo vero e proprio di questa situazione lettura qua, sul piano per quanto riguarda l'aspetto fisico, per poi ovviamente modulare il mio lavoro, perché l'esperienza mi insegna anche che quando arrivi
non posso spaccare i giocatori, devo andare a valutare e centellinare quello che devo mettere, ok? La difficoltà è anche in questo senso, quindi dovremo con lo staff valutare cosa che ci è capitata anche da altre parti, inserire il lavoro, io sono abituato a lavorare molto forte, però devo nello stesso tempo ora capire dove posso questo forte, quanto può essere forte, per non mettere in crisi e in difficoltà i miei giocatori, soprattutto creargli problematiche fisiche, no? Quindi anche qui abbiamo avuto qualche problema anche in passato con diversi calciatori sotto questo aspetto, quindi dovrò prestare una maggiore attenzione, e quindi il lavoro, questo tipo di domanda ti potrò rispondere fra magari 3 o 4 settimane, oggi è un po' presto perché tante valutazioni purtroppo non sono riuscito a farle, e quindi devo pensare alla partita e bisogna pensare a centellinare sul piano della potenza, della capacità e della forza, centellinare quello che devo mettere, iniziare a mettere qualche mattoncino, no? In questo senso mi sarebbe piaciuto non avere subito il trittico di partite, no? Per poter lavorare qualche settimana, ma c'è e dobbiamo affrontarlo. Istituto Sport, vedo da fuori che campionato, che idea si è fatto di questa Serie B? Come sempre, il campionato di Serie B è un campionato difficile, lungo, che per certe squadre diventa un campionato, tipo Parma, diventa un campionato di pressione, un campionato dove le altre squadre ti aspettano e ci preparano il calendario all'inizio della stagione quando è uscito, dove vai fanno tutto esaurito, nei biglietti, nelle presenze, aspettano il Parma che arrivi, e il fatto di chiamarsi Parma, lo dico con grande rispetto, e poi sapete cosa penso, se sono venuto qua è perché stimo e ho grande considerazione della nostra città, della nostra piazza, ma tutti faranno la partita della vita contro di noi, e noi dovremo diventare squadra figlia del proprio allenatore, che si contrapporrà a queste squadre e sarà pronta a scendere in campo organizzata, compatta, aggressiva, concentrata, come e più degli altri, e quindi dovremo essere questi. Quando noi diventeremo questi, diventeremo squadra in questo senso, allora potremo parlare di andare a fare il percorso. Una cosa, siamo distanti ovviamente dall'alto, a me non piace fare voli pindarici, io guardo un passo alla volta, una volta, una partita alla volta, però l'occhio è per arrivarci, cercare di arrivare, ma per arrivare lì occorre lavoro, tanta costanza, mentalità, organizzazione e sacrificio. Poi c'è una cosa positiva, il campionato di Serie B magari ti aspetta anche un po', no? È lungo, stressante, lungo, pesante, e a marzo vedremo dove saremo, no? E lì, poi, quando la squadra diventerà quello che sarà, lì cominceremo a parlare e vedere cosa dobbiamo fare, no? Per poter andare a incidere ancora di più. Ora, sotto col lavoro, testa bassa, col culetto sulla sella, e cominciare a pedalare forte. Abbiamo una grande salita e dobbiamo scalarla tutta. Poi comincerà la pianura e poi ci sarà la discesa. Questo è quello che mi insegnano le mie esperienze.